Modellisti galattici, bentornati nella clinica del Doc. Oggi un tutorial richiesto dal nostro fedelissimo Michele, che ci chiedeva un modo di dipingere l'armatura nera di Archaon. Ora, non avendo io Archaon, e considerato il costo del modello, vi mostrerò come dipingere un'armatura nera sfruttando uno Space Marine. Chiaramente l'armatura è diversa, ma i principi sono gli stessi, quindi senza troppe chiacchiere iniziamo a mettere un po' di colore sulla miniatura. In particolare mi concentrerò soprattutto sull'avambraccio dello Space Marine. La prima cosa che faccio è applicare un colore di base. Lo spray che vedete qui è il normalissimo Chaos Black della GV. Quello che faccio adesso è stendere una base di Abaddon Black con una puntina minima di Cantor Blu, perché l'armatura nera che andrò a dipingere sarà con dei toni tendenzialmente freddi, quindi con delle profilature grigio-bluastre. Quindi, colore di base, Abaddon Black più ovviamente una punta di pennello di Cantor Blu e via. La base di colore sull'avambraccio è asciutta. Quello che farò adesso è applicare una serie sempre più sottile di profilature, quindi Edge Highlight, a partire dal Dark Reaper, quindi un grigio bluastro abbastanza profondo. In questo caso applico la profilatura lungo tutto il bordo dell'area in questione, quindi in questo caso lungo la protezione sulla mano, qui sull'avambraccio, ho finito la prima profilatura con il Dark Reaper. Ora quindi sono pronto a stendere una seconda lumeggiatura, restringendo però l'area di applicazione, con il Thunder Oak Blue. In questo caso concentrerò le lumeggiature soprattutto lungo gli spigoli e lungo la parte superiore della miniatura, quindi per esempio qui sopra e nella parte superiore della protezione della mano. Ovviamente stessa cosa vale anche per l'avambraccio. Dopo la profilatura di Thunder Oak Blue vedete che l'effetto inizia a farsi vedere, quindi con la parte inferiore più scura e la parte superiore lumeggiata per dare l'effetto di spigolo illuminato, diciamo così. Terza lumeggiatura che applico ora è con il Rust Gray, stesso principio di prima, restringendo sempre di più l'area di applicazione. Anche la profilatura di Rust Grey è stata applicata, manca l'ultimissimo passaggio che farò con il Fenrisian Grey, ovvero applicherò semplicemente dei puntini di colore sugli spigoli estremi. E con questo la nostra armatura di Archaon, diciamo così, su uno Space Marine è terminata. Chiaramente non è uno dei metodi più arzigogolati, però comunque è abbastanza semplice, d'effetto, e può rendere bene su qualunque modello con armatura nera, non solo su Archaon. E comunque, Michele, voglio vedere il tuo Archaon finito prima o poi. Come sempre, ragazzi, se avete idee, consigli, pareri, suggerimenti, richieste, qualunque altra cosa, lasciate un commento qui sotto. Mettete mi piace al video, condividetelo sui vostri social, con i vostri amici, con i vostri conoscenti. Seguiteci su Facebook e su Instagram per vedere tutto quello che facciamo.
Cliccate sulla campanellina qui sotto per ricevere aggiornamenti e notifiche su tutti i nostri video e, come al solito, alla prossima! Ah, dimenticavo! Doc Nico riceve solo il suo appuntamento.